Cari telespettatori, grazie della vostra attenzione anche per questa puntata di Fatti e Commenti. Ecco, quest'oggi insieme a Gaetano Alaimo, che Ben ringrazio, trovato Stefano. grazie Gaetano, direttore di New Dusha, abbiamo con noi dei dirigenti del sindacato USB, Unione Sindacale di Base di Viterbo. Abbiamo la signora Paola Celletti, che è la responsabile del pubblico impiego ed è appunto nell'esecutivo provinciale confederale. Poi Aurelio Neri, che invece è responsabile della sanità pubblica e privata, sempre della Confederazione Unione Sindacale di Base. Ringraziamo appunto della partecipazione. Allora, Grazie a voi. Grazie. grazie di nuovo. E allora Gaetano, la prima domanda, vediamo su questi due argomenti. Stefano. Mi rivolgo alla dottoressa Celletti su un tema che abbiamo già affrontato alcuni giorni fa in qualità di newdusha.it. Parliamo di uno dei temi di attualità purtroppo più spinosi, che è il tema dell'arsenico. Sappiamo che voi avete fatto una raccolta firme, circa 300 firme in 3 giornate diverse, per chiedere al nuovo sindaco di Viterbo, Leonardo Michelini, di intervenire immediatamente e quindi di farsi portavoce alla regione in termini concreti dei dearsenificatori e di tutte le modalità per arrivare presto ad una soluzione. Se può spiegarci quello che è stato il vostro lavoro. Sì, noi abbiamo iniziato a fare una raccolta firme e soltanto in 3 occasioni abbiamo raccolto più di 300 firme. Abbiamo registrato un grandissimo interesse da parte della popolazione per un ritardo inaccettabile, direi, nell'affrontare il problema arsenico a Viterbo e nella provincia, diciamo. E vorremmo chiedere, in questi giorni chiederemo un incontro al sindaco Michelini per ottenere diciamo delle risposte concrete ormai, perché non si può più andare avanti a colpi di proroghe, eccetera, ma vorremmo avere tempi certi per l'installazione dei dearsenificatori alla fonte, quindi togliere questa vergognosa, diciamo, fila alle fontanelle. Qui nei tempi di internet ci troviamo ancora a fare la fila alle fontanelle, quando poi ci sono diciamo delle fette di popolazioni che vengono escluse. Ad esempio parliamo degli anziani e dei disabili che non possono recarsi alla fontanella, portare il peso e rifornirsi di acqua potabile. Quindi diciamo al sindaco Michelini le nostre esigenze sono queste: innanzitutto chiedere dei tempi certi per l'installazione dei dearsenificatori, e parlo di dearsenificatori in tutte le zone, non parlo soltanto nelle zone dove la concentrazione di arsenico è vicina a 50 microgrammi, parlo anche dei posti in cui la concentrazione di arsenico è sotto i 50, sotto i 20, perché diciamo, l'inaccettabile ritardo nell'affrontare questo problema si è registrato innanzitutto in una non adeguata informazione tempestiva alla popolazione. Noi abbiamo una legge che dal 2001 impone la dearsenificazione dell'acqua e abbiamo beneficiato fino adesso di proroghe, anche se in effetti non c'è stata inizialmente una adeguata informazione ai cittadini. Diciamo qualche un anno e mezzo fa è iniziata questa informazione a tappeto e diciamo che i primi a lanciare questo allarme sono stati i medici per l'ambiente. Quindi diciamo anche questa è stata un po' una responsabilità delle istituzioni rispetto al ritardo che c'è stato nell'affrontare il problema. Oggi, nonostante abbiamo beneficiato di queste proroghe che ci sono state, non siamo ancora del tutto in regola. Perché? Perché non, abbiamo ancora delle fette di popolazione escluse. Appunto parlavo degli anziani e dei disabili. E inoltre io non ho visto delle pubblicazioni, dei dati per il controllo dell'acqua delle fontanelle. Infatti un altro tema che vorremmo chiedere all'istituzione, al sindaco Michelini, è il fatto di chiedere il controllo da parte degli organi competenti, come la ASL, dell'acqua che viene erogata dalle fontanelle. Potrebbero esserci questi controlli, però la pubblicazione non credo ci sia mai stata, quindi non sappiamo se effettivamente l'acqua che viene dalle fontanelle sia potabile. Speriamo di sì, insomma, almeno quello. E il rifornimento a queste fasce più deboli.
anziani, disabili, anche donne in maternità, le fasce insomma che sono un pochino più deboli rispetto al resto della popolazione. Noi su questo abbiamo messo in campo diverse iniziative, continueremo con le raccolte di firme che ci stanno dando molta soddisfazione, chiederemo nei prossimi giorni proprio questo incontro al sindaco. E continuando sempre con la raccolta di firme fino a settembre, vorremmo promuovere anche un'iniziativa popolare a settembre, presumiamo verso, non so, adesso la data non è stata ancora concordata, per una mobilitazione di piazza, per capire a che punto è la risoluzione del problema arsenico e anche per avere una gestione pubblica dell'acqua nel rispetto del referendum del 2011. Questo perché è vero che Talete ha una gestione, diciamo, è una società a capitale pubblico, però la gestione che viene fatta fino, che viene stata fatta fino adesso è comunque una gestione privata. Noi abbiamo visto che paradossalmente, oltre a non avere l'acqua potabile in casa, abbiamo assistito, i cittadini viterbesi hanno assistito a un aumento sproporzionato delle bollette, senza che si fosse neanche diciamo, valutato il problema della qualità dell'acqua. Quindi diciamo, ecco, queste sono le nostre richieste prioritarie. Metteremo in campo queste iniziative e dicevo un'ultima cosa, io non vorrei sinceramente affrontare soltanto il problema dell'arsenico nell'acqua nelle zone dove diciamo il problema è più alto, nel senso dove c'è più concentrazione di arsenico. Credo che la popolazione sia interessata tutta perché il discorso della concentrazione di arsenico è una cosa molto diciamo labile, nel senso che le zone dove c'è minore concentrazione, non è detto che nel tempo, diciamo che è molto variabile il discorso della concentrazione di arsenico anche dalle condizioni climatiche. Quando in periodi di siccità nei serbatoi viene comunque si assiste a una maggiore concentrazione di arsenico, quindi non è detto che le zone che hanno meno di 10 microgrammi sia tranquillo. Noi sappiamo che l'arsenico è un cancerogeno certo, la concentrazione di arsenico dovrebbe essere zero. Grazie, ecco adesso volevo passare invece per il discorso della sanità al responsabile Aurelio Neri. È responsabile, diciamo, sia della sanità pubblica che di quella privata. La situazione generale la sappiamo, è una situazione, diciamo, altamente critica. Voi vi siete mossi, avete richiesto un tavolo intersindacale presso gli enti, appunto, che decidono della sanità, quindi a livello regionale, a livello anche di ASL, e soprattutto ecco, le chiederei di farci un quadro realistico, perché da parte vostra c'è questo elemento appunto di grande sensibilità sulla precarizzazione del personale infermieristico e medico. Sì, la situazione della sanità è sotto gli occhi di tutti. Assistiamo quotidianamente a un depauperamento degli organici, sia nell'ospedale sia nelle strutture private. C'è una sofferenza generalizzata perché comunque sono diminuiti i posti letto, siamo sotto la media, ampiamente sotto la media nazionale. Di posti letto, intendo, e nonostante questo si continua ancora a tagliare. E noi, la nostra iniziativa è cominciata guardando un po' agli sprechi che si potevano evitare, destinando quelle risorse magari all'assunzione di altro personale, la possibilità anche di avere una sanità privata veramente a supporto di quella pubblica, quello che noi stiamo predicando da anni. Non siamo contro assolutamente la sanità privata, perché
anzi in diverse occasioni, diciamo, è stata di sostegno forte a quella pubblica, perché qua si è proceduto alla dismissione degli ospedali periferici senza aver completato l'ospedale di Belcolle, ammesso che l'ospedale di Belcolle completato sia sufficiente alla popolazione. Noi abbiamo un territorio che è molto vasto, 60 comuni, ci sono delle distanze, diciamo, considerevoli con il capoluogo, alcuni centri stanno a più di 50 km di distanza e la situazione anche della viabilità statale è quella che conosciamo tutti, per cui 50 km sembrano pochi, ma 50 km da Viterbo ad Acquapendente l'abbiamo poi cronometrati. Noi personalmente abbiamo visto che in certe situazioni, in certi orari, significano un'ora e mezza di macchina, per cui è impensabile poter trasferire qualsiasi tipo di malato, qualsiasi patologia grave da Acquapendente a Viterbo. Questa è, diciamo, la grossa situazione. Noi abbiamo chiesto al direttore generale della ASL, già a diversi direttori, di essere messi a conoscenza delle spese che venivano effettuate mensilmente per gli affitti, perché come sanno tutti l'azienda ASL si avvale anche di strutture private che prende in affitto per diciamo fare il lavoro che quotidianamente fa, mi riferisco a ambulatori, centri di prelievo, di prelievi ematici, eccetera. E nessuno ci ha mai risposto. Fortunatamente alla fine, a forza di insistere, ci è stata fornita non solo la risposta, ma anche la delibera dettagliata con gli importi degli affitti che l'ASL paga ogni mese a strutture private e anche a privati cittadini. Abbiamo visto che anche in presenza di strutture di proprietà che potrebbero essere riutilizzate con anche interventi strutturali, perché no, certo, avendo queste strutture di proprietà vengono abbandonate al degrado più assoluto, preferendo magari pagare un affitto, non si sa insomma per quale motivo. Noi riteniamo che quei risparmi potrebbero essere utilizzati e razionalizzati nel miglior modo per magari rendere più efficiente il nostro servizio sanitario provinciale, in questo caso di base. E poi diciamo che tutto questo, non potendo offrire i servizi di base ai cittadini, stiamo favorendo, incentivando una migrazione verso fuori la provincia, addirittura fuori la regione. Sono cose che secondo noi non stanno né in cielo né in terra, perché poi sono spese, oltre al disagio che chiaramente creiamo noi al paziente, al malato, perché questi viaggi, non voglio dire della speranza, ma comunque per fare un attacco, per fare una risonanza, per fare anche per il ricovero stesso, insomma. Noi, l'azienda ASL ha chiuso, ha dismesso quasi tutti gli ospedali, perché poi di fatto che resti ancora in piedi l'ospedale ad Acquapendente senza un pronto soccorso non è più un ospedale, perché poi, anzi, paradossalmente, secondo noi crea più danno che utilità, perché quando una persona sta male, non avendo un medico dentro casa, perché non tutti sono medici, sta male la mamma, il papà, il nonno, lo zio, pigliano e corrono all'ospedale, sanno che c'è un ospedale a Acquapendente e poi lì vedono che è una patologia che non possono trattare.
A suo tempo il direttore generale della ASL promise l'eliporto, non è stato, cioè è stato fatto, ma non è agibile, non è funzionale e soprattutto non si può volare di notte, per cui se uno si deve sentire male, si deve sentire male nelle ore magari Purtroppo a richiesta, quasi a richiesta, ecco, diurne, ecco. diurne. Per noi, ecco, un ospedale concepito così assorbe soltanto risorse senza dare, le giuste risposte, perché poi il paziente viene accompagnato lì, si perde tempo per capire, il medico, primo soccorso, cerca di capire che tipo di patologia, se può trattarla lì o no, perde mezz'ora come minimo, dopo mezz'ora dice no, qui non si può trattare, via Viterbo. Purtroppo c'è. L'ambulanza come parte, un'ora e mezza, arriva a Viterbo, abbiamo perso 2 ore, 2 ore e mezza, con episodi purtroppo che si sono anche verificati, tragici, perché non si è più arrivati in tempo, purtroppo persone che hanno partorito sull'ambulanza, donne che hanno partorito sull'ambulanza, e questa è una realtà. Per cui noi, con le nostre proposte abbiamo cercato, no, di sensibilizzare non solo i vertici della ASL, ma anche gli stessi lavoratori, la stessa opinione pubblica su questo problema. Nella sanità privata poi c'è da dire Bene, avremo quello. modo nella seconda tornata Perfetto. di parlare anche di trattare di questo. Ecco, io volevo tornare alla dottoressa Celletti, ecco, per un po' ampliare questo quadro che lei già delineava molto opportunamente prima. Ecco, e quali sono, se ecco, da parte vostra sicuramente c'è stata questa grande sensibilità anche con l'opinione pubblica relativamente al problema dell'arsenico, sono state individuate delle misure, diciamo, che potrebbero essere attuate e soprattutto con anche impegni di spesa abbastanza ridotti da parte sia degli enti statali, ma soprattutto o locali, regionali, appunto si parlava, ma soprattutto dei singoli cittadini che, come bene diceva lei, voi avete ascoltato nel corso della raccolta di firme. Allora, dunque, una delle nostre richieste è immediata, direi, è il rifornimento appunto dell'acqua a queste fasce deboli, nel frattempo appunto che venga effettuata l'installazione degli arsenificatori in tutte le località in cui ce n'è necessità. E questo rifornimento appunto per noi lo chiediamo come cosa prioritaria. E sinceramente diamo la precedenza a tutte quelle richieste che vengono anche fatte, che sono state fatte anche dal sindaco Michelini, che sono richieste opportune e che sono richieste, diciamo, positive in tutti i sensi. Mi riferisco al discorso degli incentivi e degli sgravi fiscali a chi si è dotato autonomamente del dearsenificatore. Per noi la priorità è quello di dare la possibilità a tutti di bere acqua potabile, di avere acqua potabile dentro le case di ognuno, sia a chi se lo può permettere, quindi chi già si è dotato, ma soprattutto alle fasce deboli. Quindi diciamo che accanto all'iniziativa sicuramente giusta, sicuramente opportuna del sindaco, noi però come priorità mettiamo questa. Benissimo. Sì, i temi sono sanità e arsenico, quindi chiudiamo penso con la sanità con il dottor Neri. Una domanda che è più di carattere politico e di impatto della regione, che sappiamo, se non sbaglio, del 78%, diciamo, in conferenza stampa il bilancio regionale riguarda la sanità. Sì. È intervenuto il consigliere regionale Enrico Panunzi, che ha fatto anche alcune proposte. Qual è il bilancio che fino ad ora i rappresentanti istituzionali della provincia di Viterbo in regione hanno fatto nei confronti di questo tema della sanità? C'è qualche novità rispetto all'ultima gestione Polverini in questi primi giorni oppure no? No, novità non ce ne sono, perlomeno non ci sono novità eclatanti. Sembra che la nuova giunta sia ben intenzionata a metterci le mani seriamente, però so processi che sicuramente richiederanno del tempo.
E poi bisognerà vedere, oltre al tempo, se si avrà la costanza e la determinazione di arrivare a certi risultati che secondo noi sono raggiungibili. Non dico che si risolverà tutto, è ovvio, però si potrebbe qualcosa risolvere, soprattutto con la lotta agli sprechi, perché in questa situazione credo che non è che viene meno il diritto alla salute, viene meno il diritto alla sopravvivenza parecchie volte. In una situazione come questa, laddove noi abbiamo un ospedale pubblico che è sovraccarico con la gente nei corridoi, con il pronto soccorso intasato fino all'inverosimile, con perdite di tempo incredibile, perché per essere assistito al pronto soccorso di Beccolle, secondo che orari poi si va, si rischia di passarci tutta la giornata. Veramente, credo che ormai sia diventata insostenibile questa situazione. Per cui chiediamo e pensiamo, abbiamo anche ricevuto assicurazioni dall'attuale commissario straordinario della ASL sul completamento di Beccolle. È vero che queste promesse ci sono state fatte sempre, da sempre, in più occasioni, però speriamo che questa volta sia veramente la volta giusta, perché riteniamo veramente che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Domanda che dicevamo prima riguardo alla sanità privata, un flash riguardo ecco, alla situazione e alle vostre proposte relative alla sanità privata, alle strutture private. Le strutture private sono tutte strutture in grave sofferenza, Parliamo a livello provinciale, certo, quindi. molto genericamente non voglio parlare particolarmente di una o di un'altra, perché poi diciamo anche se con aspetti diversi tutti soffrono la stessa malattia purtroppo. E anche nelle strutture private abbiamo assistito al non rinnovo dei contratti a tempo determinato, per cui abbiamo avuto un'emorragia di posti di lavoro incredibile. E soprattutto anche lì non c'è stato diciamo il turnover per quelli che se ne sono andati in pensione, una diminuzione dei posti letto convenzionati e soprattutto dei ritardi enormi nel pagamento delle fatture. Questo ha determinato che c'è qualche struttura che non ha potuto pagare gli stipendi ai propri operatori da più di 3 mesi, qualcuna un po' meno, qualcuna un po' più, e qualche struttura ha dovuto fare ricorso alla cassa integrazione in deroga. Il paradosso, a mio avviso, in questa situazione è che paghiamo l'80% dello stipendio ai lavoratori. Per non farli lavorare, per far risparmiare il datore di lavoro, perché non è in grado di pagare tutti questi stipendi, abbiamo una qualità di assistenza chiaramente inferiore e facciamo crepare di lavoro quelli che restano in servizio, perché poi, soprattutto poi in un periodo estivo che si comincia a parlare di ferie, abbiamo reparti che sono sotto i livelli minimi assistenziali. Se dovessimo noi indire uno sciopero oggi, paradossalmente dovremmo assumere qualcuno per avere i livelli minimi assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Bene, speriamo appunto ecco, che la sanità sia all'attenzione veramente dei nostri politici, dei politici sia regionali che provinciali. Non so, Gaetano, io farei, ecco, se tu mi autorizzi, mi lasci questa domanda Mi permetti una riguardo. battuta? Prego, Mi prego. considero Sì, sempre ospite, ma quindi ci ci mancherebbe, mancherebbe no, no, che non ti prego, autorizzo. prego. Sì. Ma una Sì. considerazione su questi temi? No, semplicemente una battuta. Senz'altro abbiamo affrontato i temi di più larga emergenza, che sono la sanità ormai da parecchio tempo, da anni, e l'arsenico per la salute dei cittadini. Proponiamo quasi un appello in sinergia con l'USB al sindaco Michelini, che comunque,
Come diceva la dottoressa Celletti, si è mostrato, anche se in parte aperto, a delle soluzioni quasi immediate, e che si vada verso questi benedetti riarsenificatori, che sono la soluzione più democratica, tra virgolette, perché comunque trovare delle soluzioni in cui qualcuno deve tirare fuori a livello privato ulteriori soldi, ovviamente va contro, come diceva la dottoressa Celletti, le classi meno abbienti e più deboli. Quindi Ecco, questo è l'appello che facciamo di l'importante, corsa ecco, io al sindaco Michelini e a lo tutta la estenderei Giunta. al sindaco Michelini, ma anche ecco, ai tanti comuni, 60, non dico che siano coinvolti tutti e 60, però direi anche ai comuni della provincia che hanno i problemi del lago, Sì, è no? un problema che riguarda quasi la Dei laghi. totalità dei paesi della Ecco, provincia di Vitale, mi pare 56 su 60, quindi quindi siamo non è solo veramente Vitale. a numeri veramente determinanti, importanti. Una battuta brevissima. Sulla vostra raccolta contro i multi incarichi dei manager pubblici, non so chi vuole rispondere, ma brevissima. Riguardo è oppure un'iniziativa, noi lo Sì. salutiamo, che ha visto il segretario Lino Rocchi, che abbiamo avuto anche lui ospite, diciamo, nei nostri studi. Sì, noi abbiamo fatto una raccolta firme contro i multi incarichi dei dirigenti pubblici. Assistiamo a incarichi molteplici che hanno questi dirigenti pubblici con dei compensi veramente enormi in un tempo di crisi in cui veramente c'è gente che non ha lavoro, c'è gente in cassa integrazione, in mobilità. Ci sembra veramente uno schiaffo alla povertà. E quindi abbiamo fatto appunto in tutta Italia questa raccolta di firme promossa dalla Unione Sindacale di base, anche perché paradossalmente, mentre per i dipendenti pubblici, non, i dipendenti pubblici che si prendono il loro stipendio di 1200 euro al mese e non è rinnovato da anni e anni e è bloccato ancora minimo fino al 2014 e non possono avere assolutamente altri incarichi, i dirigenti pubblici possono cumulare tantissimi incarichi senza un tetto limite. Quindi questo è il nostro appello appunto alle istituzioni, a livello governativo, eccetera, per mettere fine a questa vergogna che in questo momento, in particolare in questo momento di crisi, veramente non è accettabile. Bene, benissimo, io direi che abbiamo veramente trattato e approfondito questi argomenti. Ringraziamo i nostri ospiti, la dottoressa Paola Celletti e il dottor Aurelio Neri, della loro partecipazione. Gaetano, come sempre, grazie della Grazie a te, tua Stefano. preziosissima collaborazione e ai telespettatori, l'arrivederci alle prossime pu nostre puntate. Grazie. Grazie a voi, Buonasera, grazie a buonasera. voi.